Cari concittadini, buongiorno. Con questo che molto probabilmente sarà l'ultimo video prima del 5 di novembre della la votazione per le elezioni regionali in Sicilia. Mi vedo un po' costretto a fare questo video perché è per un articolo del giornale Sicilia di oggi che dice che più di un quarto dei siciliani, e Mazzara sicuramente non farà un'eccezione, non sanno nemmeno che si vota. Sicuramente non soltanto non sanno che si vota, ma non sanno nemmeno le modalità e quindi all'interno dei seggi faranno un po' di confusione a secondo le varie simpatie che avranno. Siccome non ci possiamo permettere, almeno questo è l'augurio che vi faccio come Presidente dell'Associazione Cervello e Dignità, io metto sempre il cervello al primo posto in qualunque manifestazione della mia vita quotidiana. E allora anche perché abbiamo la fortuna o la disgrazia di avere l'unico sindaco che sponsorizza un candidato non mazzarese, io non ritengo che ci possa essere un'altra città in Sicilia di cui il sindaco sponsorizza un candidato di un'altra città avendo nella stessa lista candidati della propria città. E quindi per questa situazione che inevitabilmente potrebbe portare, se non c'è una sorta di rivoluzione culturale, nel senso che le persone che normalmente non votano, che io ritengo che sia la parte più sensibile, che istintivamente dice sono tutti uguali, sono tutti gli stessi, non voto per nessuno. Però si debbono rendere conto, e questo è un appello che faccio specialmente a queste signore, si debbono rendere conto che così facendo di fatto diventano complici di tutti coloro i quali sicuramente votano, perché sicuramente all'interno della politica hanno determinati interessi personali, quindi non si limitano a votare, ma sono quelli che camminano in tasca con i pacchetti di facchezzimili che vanno a distribuire. E guarda caso, molto spesso questi candidati che sponsorizzano non sono mazzaresi, sono i vari deputati che tutti conosciamo. E allora vedo la necessità di fare questo video, e per invitare a votare, 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 lo ripeto sino alla nausea, per questo motivo di non essere complice di chi delega gli altri. Ma un altro motivo è che votando bene o male, e votando per il mazzarese, questo è il mio invito continuo, si dà la possibilità che i nostri candidati possano superare in voti i colleghi all'interno della stessa lista, perché non basta essere candidato, non basta essere votato, poi se non si è primi in una lista di 5 candidati dove uno solo, se tutto va bene, diventerà deputato, per gli altri non c'è posto, nell'ipotesi che, come normalmente avviene, che ti scatti un deputato, bisogna essere primi. Come si è primi? Si è primi se c'è una concentrazione dei cittadini che vanno a votare, perché noi abbiamo i numeri per eleggere tranquillamente, noi abbiamo 43.000 votanti, di cui 12-13.000 regolarmente non votano, e il mio appello va specialmente a loro, ma c'è una parte che per quanto riguarda le elezioni regionali e nazionali non votano, e poi magari votano per le comunali, e cioè altre 10.000 persone, la differenza tra le nazionali e regionali e le comunali, perché vengono trascinate da quella marea dei candidati, ci sono 10.000 persone in più che votano. Normalmente ci riduciamo da 43.000 a 16.000 voti utili nelle elezioni non comunali. Chiaramente da soli, se noi li disperdiamo, questi voti non vanno da nessuna parte e ci ritroveremo nuovamente senza nessuna rappresentanza regionale. Anche perché il nostro Tancredi non è stato eletto, poi è subentrato per le dimissioni di qualcuno che aveva preso più voti di lui, quindi potenzialmente noi siamo con 43.000 votanti senza una rappresentazione dei deputati mazzaresi. Io penso che sia poco dignitoso questo, e siccome metto la dignità per quello che è il nome anche dell'associazione che rappresento, metto il cervello e la dignità al primo posto. Faccio quest'ultimo tentativo disperato, se volete, ma lo faccio con tutto il cuore, non ho interesse di nessun tipo, non sono sponsor di nessuno, né sono sponsorizzato da nessuno. Mi fa tanta rabbia come ex politico, come ex amministratore di questa città, mi fa tanta rabbia che per le città e noi vicini abbiano rappresentanze molto più concrete di quelle che noi normalmente abbiamo per questo nostro modo di fare. Che sicuramente ci penalizza. E quindi votare.
dà notizie che apprendo parlando con i nostri concittadini, non si sconosce il concetto del voto disgiunto. Io girando per la città, cioè, non credo a queste previsioni che già si dà per vincitore Musumeci col 44, 45, 46, io ritengo che ci sia un mondo 5 stelle che va e va forte, non riesco a quantizzarlo perché poi nelle previsioni che si fanno magari la gente non dice la verità e per poi ci sia una sorpresa. Quindi noi abbiamo intanto la fortuna che nella lista 5 Stelle c'è il nostro concittadino Tancrede, perché essendo nel destino, se Tancrede dovesse vincere le elezioni, noi abbiamo di fatto un nostro mazzarese deputato. Chiaramente i nostri numeri ci consentono ben altro per tutto quello che ho detto poco prima, quindi abbiamo possibilità di sceglierci almeno altri due deputati, senza preferenza alcuna nell'uno o nell'altro, sono date oggettive per quello che è il movimento cittadino. E allora, senza entrare nemmeno di altri candidati, io ho spiegato nel video precedente sul perché sono arrivato a queste nominative, che sono il giovane Randazzo di Sarà Bellissima, che porta della lista di Musumeci, e la signorina Galvani per quanto riguarda Forza Italia. Vedo un grosso movimento, ce la possono fare, hanno tutti i numeri per essere eletti, hanno le caratteristiche per meritare di essere eletti, il Randazzo per la sua intraprendenza, per il suo coraggio, ha avuto il coraggio di mettersi contro il mostro sacro che ci amministra, è un ragazzo che è intelligente, segue i problemi della città, nel momento in cui qualcuno glielo sottoponga si fa in quattro per tentare di risolvere, penso che sia una persona che può rappresentarci degnamente all'Assemblea regionale siciliana. Questa giovane ragazza, la Galvani, l'ho seguita attentamente, è una professionista, come ce ne sono pochi in politica, è laureata in sviluppo agraria, ha fatto dei corsi sulla certificazione ittica del Gambero Rosso, è impegnata anche nel portare avanti problematiche regionali come il piano dello sviluppo rurale, fa dei progetti di legge, dico, una grande preparazione, una grande professionalità. Malgrado tutti parlino di commercio, perché mi pare che i programmi elettorali siano tutti in fotocopia, tutti parlano di pesca, artigianato, commercio, tutti parlano di agricoltura, tutti devono rilanciare il turismo. Tutti dicono la stessa cosa, ma poi le competenze, le specificità, la preparazione, la professionalità, io ritengo che in questa ragazza ci siano tutto quello che serve perché possa rappresentare degnamente la nostra città, in considerazione che eravamo la marineria più grande d'Italia, adesso siamo ridotti da 600 motopescherecce, poco più di 50, per una disastrosa politica di disarmamento e di eliminazione di pescherecce, anziché incentivare con contributi per aumentare, e per questo poi significa posti di lavoro e significa tutto un indotto attraverso la pesca che noi negli anni abbiamo perduto, ricordo momenti d'oro della nostra città. E allora, per andare a nocciolo e non essere pesanti, io ho dietro le spalle un facchezzino della lista che vi presento, del documento che vi daranno quando andrete a votare. Mi sposto da questa parte, praticamente c'è la possibilità di votare in modo disgiunto. In particolare mi rivolgo a quella marea di giovani che andranno a votare 5 Stelle, almeno questo è quello che si è aperto in città. Si può votare tranquillamente 5 Stelle, facendo attenzione di votare dove c'è scritto cancellieri, perché se volete potete votare per il presidente cancellieri. Votando per il presidente cancellieri avete la possibilità di votare un candidato nelle altre liste dove sono rappresentati i concittadini mazzaresi. Abbiamo la Galvanico, tagliando Forza Italia potete votare Galvanico, tagliando il Musumeci diventerà bellissimo, potete votare Randazzo. Questi possono essere uno spostamento in diverse centinaia, se non migliaia di voti, che possono poi diventare determinanti per le elezioni sia dell'uno sia dell'altro. Quindi noi abbiamo la possibilità di avere tre candidati mazzaresi deputati eletti, e nelle migliori delle ipotesi anche
anche 30 per contatto, e nelle pensioni delle ipotesi di averne almeno due. Questo è il mio augurio, questo è il mio sogno. Non ci guadagno niente, non ci rimetto niente, spendo il mio tempo e anche qualcosa in termini economici per fare il pannello del genere. Non sono sponsorizzato da nessuno, non ho nessun interesse. È un augurio che faccio alla mia città, che faccio a me stesso per un futuro dei nostri figli, e magari fare in modo che tanti ragazzi che sono costretti a stare fuori possano ritornare a vivere nella città che gli ha dato il Natale. Buona giornata a tutti, un augurio a voi e a noi tutti. Arrivederci.